Il Chieti non punge e chiude la stagione con uno scialbo 0-0 sul campo del Matese, formazione campana già retrocessa. Si pensava ad una vittoria che comunque non sarebbe servita ad agguantare playoff perché l'obiettivo dipendeva troppo dagli altri risultati, ma questo si sapeva. Rimane il fatto che la squadra è apparsa rinunciataria, soprattutto nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa, ma obiettivamente l'occasione più clamorosa per vincere l'ha creata in pieno recupero la formazione di casa con una traversa clamorosa. Con il punto conquistato il Chieti chiude all'ottavo posto a quota 48, troppo poco rispetto alle ambizioni della vigilia, anche se aver cambiato tre allenatori ha inciso negativamente. Lunga la lista degli indisponibili in casa neroverde, oggi in completo bianco. Agli infortunati Lazzi e Conson si sono aggiunti Mazzei, Tortora e Gaillet. Rientrava dalla squalifica Salvatore. A guidare il Matese una vecchia e gloriosa conoscenza neroverde, Vincenzo Feola, terzino dei tempi d'oro. Dirige Francesco Gallo di Bologna. Pronti via e Galesio, ex dell'Aquila, scalda i guantoni di Serra. Il Chieti risponde in due occasioni, al nono con Salvatore e al quattordicesimo con Forgione. Al 42esimo si rivede in avanti il Matese con Galesio, Serra e attento. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Chieti più convinto, al sesto ci prova Salvatore senza fortuna. Al 26esimo occasione per il neo entrato Mancini che non c'entra la porta. I neroverdi insistono e al 34esimo il sinistro di Castellano fa gridare al gol. Pochi minuti dopo Chieti vicino al vantaggio con Alessandro Gatto, ma il suo tiro viene deviato sul palo. In pieno recupero è però la traversa a salvare la porta di Serra su colpo di testa dei Ricciardi. A fine gara le pesanti contestazioni dei 200 tifosi neroverdi verso il direttore generale Sartiano. In settimana, probabilmente mercoledì, conferenza stampa della società per parlare di bilanci e soprattutto di futuro. Pasquale Luiso, allenatore del Chieti, non so se è una mia impressione, la vedo un po' contrariato. Questo 0-0 non leva giù? No, sì. Avete fatto poco per vincere? Abbiamo fatto un buon secondo tempo, il primo gliel'abbiamo regalato, ma d'altronde capisco che quando si spegne la luce diventa dura, però forse arrivavano anche i risultati degli altri campi, sì, che in qualche modo levavano quelle piccole speranze che c'erano dei playoff. Speranze, sappiamo bene che domenica in casa col campo basso l'abbiamo perse. A Monterotondo soprattutto. Soprattutto a Monterotondo, però abbiamo fatto male nel primo tempo, bene nel secondo tempo, meritavamo sicuramente di fare gol su 5-6 situazioni, però chiudiamo questa stagione fortunatamente non con una sconfitta, perché venivamo da due sconfitte e gliel'avevo detto stamattina, però sicuramente la vittoria, speravo nella vittoria, però come ti ripeto, campionato che noi abbiamo fatto quando c'era da fare, quando c'era da battagliare, quando c'era da tirare fuori gli attributi, come ti ho detto pure in precedenza, questi ragazzi l'hanno fatto. Io personalmente non gli posso rimproverare nulla perché si sono messi a disposizione e l'obiettivo quando sono arrivato io era quello lì. Poi è normale che abbiamo pure avuto la possibilità di agganciare i playoff, ma abbiamo perso delle opportunità, delle occasioni, vedi a Notaresco dove meritavamo di vincere, abbiamo perso a Monterotondo. Sicuramente se arrivi qua per fare i playoff sicuramente arrivavamo con un'altra testa, ma non siamo arrivati con la testa giusta. Il suo bilancio personale in 10 partite, 15 punti, come lo giudica? Buono proprio dal punto di vista dei numeri? Ma questo lo dovete dire voi, io lo scorro in quelle 6 giornate dove siamo stati imbattuti, abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo dominato quasi su tutti i campi, sia in casa che fuori, addirittura a San Benedetto potevamo vincerla, però come ti ripeto, pure domenica abbiamo fatto una buona gara in casa, abbiamo sempre onorato, noi abbiamo sbagliato la partita a Monterotondo. Lasciamo stare Fano, che sono arrivato il giovedì, ma la mia squadra da quando sono subentrato la partita l'abbiamo sbagliata a Monterotondo. Sì, ragazzi, hanno notato il 110%, personalmente a me, abbiamo ottenuto l'obiettivo a 3-4 giorni dalla fine. Il futuro della società si scriverà in settimana, il suo futuro vorrebbe rimanere a Chieti? Ma non è che il futuro di Luiso lo deciderà la società, io sono stato bene, ho fatto quello che dovevo fare, salvarmi, e adesso aspettiamo la società, sicuramente una chiacchierata ce la faremo.